In nome di Dio, clemente e misericordioso, da Mohammed, il messaggero di Dio, a Eraclito, imperatore di Bisanzio, la pace sia su colui che segue la retta via. Io ti invito ad accogliere la chiamata divina. Abbraccia l'Islam per la tua salvezza. Sta parlando di un nuovo profeta dell'Arabia. Fece così anche Giovanni Battista, uscendo dal deserto, quando andò dal re Erode predicando la salvezza. Kisra, imperatore della Persia, Mohammed ti chiama a sé in nome di Dio. Abbraccia l'Islam per la tua salvezza. Abbraccia l'Islam. Tu vieni fin qui dal deserto, puzzolente di capre e di cammello, per dire a me chi devo adorare? Mohammed, messaggero di Dio. Chi l'autorizza a chiamarsi così? Dio che ha mandato Mohammed a salvare l'umanità. Seicento anni dopo la morte di Cristo, mentre l'Europa era immersa nel buio del Medioevo e ovunque le vecchie civiltà erano in decadenza, alla Mecca, in Arabia, nacque Mohammed, conosciuto in Occidente come Maometto. La Mecca era allora una ricca città, centro di commerci, governata da mercanti. La loro ricchezza si era moltiplicata grazie ad un unico privilegio. Essi ospitavano gli dei. Ogni anno, durante la grande fiera, i sacerdoti del deserto portavano i loro idoli e le immagini dei loro dei tra le mura della Kaaba. Il santo tempio di Abramo, la Kaaba era diventata ora il tempio dell'idolatria, vantando non meno di 360 differenti dei. Siamo alla Mecca, nel 610 d.C. Thank you.
fatto i conteggi di oggi, Umayyad? Non ancora. Ma quest'anno gli dèi rendono oro. E mettendo religione e guadagno insieme, le cose vanno sempre bene. E c'è ancora posto per altri dèi alla Kaaba. La carovana della Siria. Devono aver marciato senza sosta. Saranno assetati. Metti altri 5 uomini al pozzo nord. Quante pecore facciamo uccidere per loro? 70? Dagliene 100. La Mecca deve restare famosa per la sua ospitalità. E 10 agnelli per i capi. Con pane e acqua vengono i poeti da Hakim sfamati. In compenso i loro versi vengono in casa sua assassinati. È incredibile ma vero. Il pane è ancora dell'acqua più leggero. Oh, fate passare il vero amico della poesia, Bu Sofyan, il nobile e anche ricco, protettore dell'arte. Se Bu Sofyan al poeta apre la casa, da gioia e abbondanza essa è invasa. Il cibo è scelto, il vino è generoso. E la gioia del poeta è sempre immensa se Bu Sofyan lo invita alla sua mensa. Siete dai lontani lidi della Cina, mia signora, una gioia da toccare. E come vedi, un incanto per gli occhi. Sì, 7 braccia. 20 dinari. Per la moglie di Bu Sofyan? 15. Anche gli dèi della Kaaba hanno i loro bisogni e le loro necessità. Chi è quell'uomo là? Sta guardando dentro la mia anima. Portatemi via di qui, presto. Perché Maometto è tornato qui? Perché non l'hai fermato? È tuo nipote. Maybe he'll change. Change? He's 40 years old. It's unnatural. With a rich wife, he could afford the best of Mecca. Yet he chooses to sit shivering in a cave. It is unnatural. For a man who dares to risk the anger of Al-Uzzar, who keeps our health. E Manat, il dio della prosperità, e Al-Bat, il dio della nostra tribù, e Ubal, che protegge le nostre carovane e ci rivela il destino. Portare la sfida nella casa degli dèi è troppo pericoloso. Irragionevole. Ribelle, peggio, blasfemo. Vero. Ho paura che Maometto finirà per rovinarsi. Sempre triste quando la era finisce. Potrei non vedere la prossima. Abu Talib! Abu Talib! Riprendi fiato, Zaid. È sceso Maometto dalla montagna Hira. È lassù da 3 giorni. No. Noi non l'abbiamo visto. Khadija sperava di incontrarlo sulla strada del ritorno. Allora è ancora lassù. 3 giorni. Ho paura che gli sia successo qualcosa, perché non capisco le sue intenzioni. Però so che gli uomini vedono il mondo troppo bene da una montagna.
Leggi. In nome del tuo Signore che ha creato l'uomo da un grumo di sangue, che ha insegnato all'uomo ciò che non sapeva, leggi. Ancora in preda ai brividi della febbre. Ma ha parlato. Said, cosa è successo a mio nipote? Era solo, nella grotta. All'improvviso, l'angelo è comparso davanti a lui. L'angelo ha detto, leggi. Muhammad ha risposto, io non so leggere. L'angelo gli ha comandato di nuovo. Leggi. Nel nome del tuo Signore, che ha creato l'uomo da un grumo di sangue, che ha insegnato all'uomo ciò che non sapeva. Leggi. Forse era l'arcangelo Gabriele. O forse è stato un sogno. Mentre Maometto scendeva dalla montagna, visto Gabriele, in aspetto di uomo, che si stagliava chiaramente all'orizzonte. Ovunque egli guardasse, ovunque volgesse gli occhi, lo vedeva. E Gabriele gli ha detto di nuovo, io sono Gabriele. E tu, Maometto, sei il messaggero di Dio. Con chi ne ha... Con sua moglie, con Ali e con il suo amico Abu Bakr. E con te? Io sono suo figlio adottivo. Sta attento con chi ne parli. E digli che suo zio, che l'ha protetto quando era un bambino, lo continuerà a proteggere. Dopotutto... Dicono che il Dio di Mosè gli parlò da un cespuglio in fuoco. Se non fermerai tuo nipote, ci penseremo noi a farlo. Sta dividendo la città, i poveri contro i ricchi. Divide le generazioni, i giovani contro gli anziani. I giovani gli danno ascolto. Lui attira i giovani. Noi siamo arabi. Rispettiamo i nostri padri. I figli non possono insegnare ai padri. Come possiamo credere che l'uomo che faceva il pastore fino a poco tempo fa sia diventato oggi il profeta di Dio? I morti potranno tornare a vivere, ha detto, perché colui che ha creato la vita potrà anche resuscitare la vita dalla morte, ha detto. Gli dei potrebbero abbandonarci e offrire i loro favori ad un'altra città. Digli che noi gli daremo potere, rango sociale, le chiavi della cava e denaro. Tutto il denaro che vorrà. Diglielo, gli daremo tutto quello che vorrà. Stesso e anche a me. Non caricare un vecchio di un fardello che non può portare. Quando eri bambino ti ho tenuto fra le braccia. Non posso vederti soffrire. Se li contrasterai ancora, ti faranno del male.
Ecco cosa mi ha detto. Neanche se mi mettessero il sole sulla mano destra e la luna sulla sinistra, potrei rinunziare alla missione affidatami da Dio. Quando sarò morto potrai agire a tuo piacere, ma finché sarò vivo rispetterai tuo padre. Perché fai arrabbiare nostro padre? Se mi ubriacassi tutti i giorni e giocassi a dadi tutte le notti, non avreste niente da obiettare. Ti comporteresti da uomo, non da pazzo. Ma non litigate! Voi siete tutta la mia famiglia. Ti ho dato tutto ciò che ho potuto. Ma a quanto sembra questo non ti è bastato. Maometto mi dà di più. Darà a tutto il mondo di più. Mandalo via di qui, padre. Non tener conto di Walid. Pensa a nostro padre. Così lo tormenti. Aspetta, Udaif, aspetta! Come possono dire che è una sua invenzione, Mozart? È una cosa che si sapeva. Alla Mecca non lo si sapeva. Dio lo aveva già detto prima a Noè, a Mosè, a Gesù, a tutti i profeti. Ma i popoli non hanno voluto ascoltare le sue parole, le hanno alterate, dimenticate. Adesso Dio parla di nuovo per bocca di Maometto. Chi è? È Jafar. Cosa hai portato? La parola di Dio. Quando il sole si oscurerà e le stelle precipiteranno, quando le montagne saranno messe in moto e le cammelle pregne saranno abbandonate, quando le belve s'aduneranno a branchi e i mari ribolliranno, quando le anime si ricongiungeranno ai corpi e quando la neonata sepolta viva sarà interrogata per quale colpa fu uccisa, quando le pagine saranno dispiegate e quando il cielo sarà scoperchiato, allora ogni anima saprà quel che avrà prodotto. E tu eri con lui, Jafar, quando Dio gli ha rivelato il messaggio? Sta sorgendo l'alba. Ammar, vai per primo. Poi tu, Jafar.